tutti, siamo in collegamento con Chiara Traverso dall'azienda La Giustiniana di Gavi. La Giustiniana è un'azienda che ha un valore aggiunto strepitoso, in quanto arrivando dalla strada che parte da Francavilla Bisio e si avvicina a Gavi, troverete sulla sinistra una salita che vi conduce ad una villa bellissima che adesso è in restauro. È una villa bellissima circondata da vigneti, da boschetti, da cascinali antichi, che risale al 1600. Non voglio anticiparvi più nulla, perché volevo proprio chiedere a te, Chiara, di raccontarci un po' la storia, in parole povere, dell'azienda, e chi ci lavora e come stanno andando avanti i lavori di restauro. Ciao Laura, grazie per questa occasione di presentare la nostra tenuta in maniera diversa rispetto alle guide cartacee. La Giustiniana è una delle cantine più storiche del comune, del territorio di Gavi. Qui si può ammirare la bellezza della storia abbinata all'enogastronomia del territorio. Le prime testimonianze della produzione di vino le troviamo nel X secolo d.C., dove i frati in questa tenuta producevano già vino per le cerimonie religiose. Ci solitamente indichiamo spesso come inizio vero e proprio della storia della nostra tenuta, indichiamo il 1600, perché in quel periodo, all'inizio del 1600, la proprietà passa dalla chiesa alla famiglia Giustiniani, la famiglia che poi successivamente diede il nome alla tenuta, e questa famiglia, che era una nobile famiglia genovese, come di consueto nelle nobili famiglie di quell'epoca, fece costruire in quel periodo la villa neoclassica che ci caratterizza, che al momento è alle mie spalle, e con annessa la cappelletta per uso personale. A seguito della famiglia Giustiniani, la proprietà di questa tenuta venne contesa da varie famiglie benestanti, fino ad arrivare al 2016, quando la proprietà passa nelle mani della signora Magda Pedrini e del signor Stefano Massone, entrambi produttori di Gavi nel territorio, tra i quali citiamo l'azienda agricola Magda Pedrini, che è sempre all'interno del comune di Gavi. A partire di quell'anno, quindi nel 2016, si è iniziata una grossa ristrutturazione di tutta la tenuta, e che tutt'oggi ci impegna molto, però con tanta speranza nel futuro. All'interno della nostra azienda lavorano diversi dipendenti a tempo pieno per la lavorazione delle vigne, quindi durante tutto l'anno, e poi ci siamo io e Pierluca, io che copro diciamo la parte di contabilità, amministrazione e accoglienza, mentre Pierluca invece si occupa della parte commerciale tra fornitori, clienti italiani ed esteri. So che i proprietari dell'azienda sono anche proprietari di un'altra bella realtà, che è l'azienda Magda Pedrini, che c'è sempre nella zona del Gavi. Mi racconti qualcosa anche di questa seconda azienda? Sì, l'azienda Magda Pedrini si trova sempre all'interno del comune di Gavi, più precisamente nella frazione di Pratolungo, ed è una cantina leggermente differente alla Giustiniana. Intanto è una delle cantine più vicine al confine con la Liguria, infatti all'interno della cantina si possono ammirare le montagne che ci separano da Genova, e questo caratterizza molto i nostri vigneti e il terreno, e successivamente i nostri vini. L'azienda, come vi dicevo, è un'azienda diversa da quella di Giustiniana, è più recente, infatti la prima produzione che è stata effettuata risale al 2006,
e anche come struttura una struttura più moderna e già usufruibile per degustazioni, eventi e ricevimenti di qualsiasi tipo. Ora parliamo delle vigne. In vigna ci risponde Pierluca Avramo. Ciao Pierluca, ti volevo chiedere, per quanto riguarda la gestione dei vigneti, negli ultimi anni avete cambiato qualche cosa? Ciao Laura, sono Pierluca, responsabile commerciale dell'azienda Tenuta La Giustiniana. Oggi sono veramente onorato di rispondere alla tua domanda perché molte volte le aziende tendono a curare moltissimo l'aspetto estetico di una possibile villa, di una possibile cantina per eventi e degustazioni. Non dico che noi non l'abbiamo fatto perché, come puoi aver visto, sono stati fatti innumerevoli investimenti anche per quanto riguarda la parte della villa. Però, per rispondere alla tua domanda di cosa è stato migliorato per implementare le metodologie nella coltivazione dei nostri vigneti, ti do una risposta semplicissima. Puoi verificare tramite questo video che i vigneti sono in condizioni ottimali, soprattutto a partire dal 2016 con l'acquisizione da parte della proprietà Stefano Massoni e Magda Pedrini, si è dedicato parte del budget, per la ristrutturazione completa dei vigneti che erano stati un po' lasciati, non dico lo stato brado, ma un po' in uno stato non meritevole per quanto riguarda il riconoscimento di questa importante uva che è il nostro Gavi, del comune di Gavi. Quindi, cosa è stato implementato? Ovviamente ristrutturazione completa a partire proprio dai terreni e dagli impianti di nuove barbatelle e soprattutto un investimento massiccio e importante su attrezzature e tecnologie che permettono ai nostri dipendenti di lavorare nel miglior metodo possibile. Benissimo, e invece per quanto riguarda collaboratori esterni, avete qualche consulente che vi appoggia durante particolari momenti per la conduzione dei vigneti? In questa azienda abbiamo la fortuna di avere due ottimi proprietari che si dividono i loro compiti in maniera esemplare. La signora Pedrini si occupa prevalentemente di tutta la parte estetica dell'azienda, quindi la cura nei minimi dettagli della villa, della tenuta giustiniana. Il signor Massone è la persona addetta proprio alla gestione di tutti i nostri vigneti. Ovviamente, in caso di annate particolari, perché il mondo dell'agricoltura, quindi il settore agricolo, non permette di effettuare degli studi in base ai quali ogni anno ci permette di fare 10, 15, 12 o 2 trattamenti. Ogni annata ha la sua storia. Quindi, in caso di annate particolari, ci affidiamo a un esperto tecnico che ci fornisce le giuste direttive e ci permette di intervenire al momento giusto per salvare il possibile e permettere a questa splendida realtà di portare a termine i suoi frutti durante i mesi di settembre-ottobre, che è il periodo della nostra fantastica vendemmia. Lo stile di vinificazione. Qual è lo stile di vinificazione sia per quanto riguarda le pratiche di cantina, sia per quanto riguarda gli affinamenti che utilizzate nella vostra realtà? Per quanto riguarda lo stile di vinificazione, cerchiamo sempre insieme al nostro enologo di mantenere un livello alto nei nostri prodotti qualitativo, garantendo così una continuità per il cliente che di annata in annata sa di ritrovare sempre queste determinate caratteristiche nei nostri prodotti. Per quanto riguarda i nostri vini, che già hanno una prima differenza sostanziale data dal terreno dei vigneti, in cantina hanno un periodo di affinamento in acciaio più o meno lungo. Parlando sempre dei vini, quali sono le qualità che vorreste che emergessero dai vostri vini? Sicuramente, le qualità che vogliamo ritrovare nei nostri vini sono una buona freschezza e una buona bevibilità, ovviamente ritrovare la buona acidità che è la caratteristica peculiare delle uve cortesi del nostro territorio, senza dimenticare, ma soprattutto risaltando anche la buona longevità del nostro Gavi DOCG del comune di Gavi La Montessora, che ci permette anno dopo anno, annata dopo annata, di fare degustazioni verticali, quindi annate diverse dello stesso vino, molto interessanti.
interessanti e anche con annate da capogiro. E ora veniamo ai vini. Abbiamo due gavi che sono il Lugarara e il Montessora. Sono entrambi del 2019 e ti lascio, Chiara, spiegarci le differenze di caratteristiche, di terreni e tutto quello che ci puoi raccontare. In primo luogo abbiamo il nostro Gavi DOCG del comune di Gavi Lugarara, il nostro Gavi più tipico e più tradizionale. Questo vino deriva da un terreno così identificato grigio, come potete vedere dal nostro campione, e questo terreno è composto da marmi grigie e sabbioni sciolti. E per quanto riguarda il nostro Lugarara, il vino che ne deriva è un vino molto fresco, fruttato, di buona beva e perfetto per gli aperitivi. A seguire abbiamo il nostro Gavi DOCG del comune di Gavi Montessora, un vino più strutturato e viene identificato come il nostro prodotto di punta, ma anche il nostro cru, perché viene prodotto da un singolo vigneto caratterizzato da un terreno rosso. Come potete vedere sempre qua dal nostro campione, questo terreno rosso è composto da ghiaie alluvionali e ricche di ferro. Questo vino ha una buona struttura, ma conserva sempre la propria freschezza e con l'aggiunta di una buona mineralità per equilibrare il tutto. Ricordiamo sempre che la Montessora ha una buona capacità di invecchiamento e molto interessanti sono le nostre degustazioni di annate più o meno vecchie. Grazie Chiara per la chiacchierata, è stato veramente tutto molto interessante. Complimenti per il progetto di restauro della villa, che dà un valore aggiunto non solo al vino ma anche al turismo nella zona. E un salutone e ci vediamo spero prestissimo in cantina.